Hey Cooch, ben ritrovati al vostro AndroLink 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Siamo ancora nello spazio. Chissà quale altre stratosferiche avventure ci attenderanno. Una volta arrivati nei prossimi pianeti, o meglio, dovremmo arrivare su Faram, o Falam, Obias, Orpius, no, non lo so, nell'anime lo chiamano in un altro modo.銀河辺境エーブロック予選を勝ち抜き、グランドセレスタ本戦に駒を進めました。ご心配には及びません。我らの未来を脅かす青い星の者たちは必ずや排除いたします。伝説の話、父上も信じておられたな。世界に危機が訪れし時、我らが未来は七つの光の先にある 青い星の者たちに委ねられる。亡きお父上様の仰せの通り、その伝説が真実であったとしても恐れることはありません。我らが四天王の手で地球は確実に敗北することになります。ふーん。Bene, dicevo praticamente che mi stanno arrivando strike per i contenuti visivi da un canale che non ha diritti per caricare Inazuma Eleven, però mi arrivano lo stesso gli strike. Sapete cosa, qual è fatto divertente? È che le parti visive dei filmati che usano qui per il gioco sono state anche usate per l'anime, e quindi si crea un bel problema. Si crea un grande problema. Però che bisogna fare? Andiamo avanti. Vediamo un po' che c'è da fare. Ok, questa parte qui comunque sì, non la traduco perché non è importante. È classico dialogo, siamo nello spazio, dobbiamo andare qui. E lei perché ci interessa lei? Ah, ecco! C'è un clandestino a bordo! Ovviamente, per chi è che si potrà mai nascondere in quella scatola così piccola? Mi chiedo chi me possa essere. Ok, perfetto. Vediamo un po'. È molto interessante comunque sia. Temma? Sei qui? Sì, sono qui. Ok, andiamo nella sala del meeting, quindi dobbiamo insomma informarci sulla prossima partita. Però comunque sia è ovvio che quella persona nascosta non è altro che JP. È inutile tergiversare e fare la scenetta. Chi sarà mai, chi non sarà mai. Voglio andare nello spazio. Fammi uscire. Voglio morire. Va bene. Non voglio parlare con loro. Mi dispiace, ma non voglio perdere altro tempo. Avremo modo poi. C'è un'altra porta. Non possiamo andarci. Strano. Vabbè, vediamo un po'. Questa è una parte importante invece. Questa la traduciamo. Iniziamo il meeting. Ok, questo ci sta. È molto semplice. Organizziamoci per gli eventi futuri. Grando Celesta, dista 188.000 anni luce dalla Terra. E va bene, questo lo sappiamo. Stiamo andando nella stiamo andando col Galaxy Note o Galaxy Express, Orion Express sull'anime, mo non mi ricordo neanche. Sul pianeta nel quale dobbiamo affrontare le nostre sfide. Giustamente lui si chiede, ma come facciamo ad arrivarci? Ci vogliono 188.000 anni per arrivarci se viaggiamo alla velocità della luce. Usiamo un punto di salto? 188.000 anni viaggiando alla velocità della luce. Ricordiamolo. Non bisogna preoccuparsi, c'è un punto di warp, una distorsione. Praticamente così, è ovvio, un punto di salto praticamente, tipo Star Trek. Era Star Trek che c'era il punto di salto, mi pare? In Star Trek c'è la propulsione a curvatura, che è un po' diverso. Ok, la prima battaglia sarà contro i Sandrias. Sandrias, vabbè, ovviamente non sappiamo chi sono. Contro il pianeta Sandria, non so chi siano ragazzi. Con la zona di curvatura dovremmo arrivare entro domani mattina. Domani mattina nel tempo terrestre? O domani mattina nel tempo del pianeta Sandrias?
non si sa. Ovviamente non riesce a dormire. Sogna. Dove sono? Ah, lo spiritello! Abbiamo visto anche nella preview del video. Sabbia e cascate? Cosa? Ah, forse è una cascata di sabbia! Cavolo! E tu che sei? Aspetta, non scappare. Praticamente sarebbe il pianeta Sandrias. Sandrias! Ecco, sand, sen! Sabbia! Piccù! Chi era? Oh! Kimiwa! Coreva! Ishi! Si dovrebbe svegliare a questo punto. Esatto. Ma perché si sveglia? Come ho fatto a saperlo? Lo so perché in teoria è come quando in un sogno stai per morire. Quando stai per morire ti svegli perché non si sa cosa c'è dopo la morte. E quindi lui non può sapere cosa poteva succedere una volta toccato il cristallo e quindi si è svegliato. Però credo che sia meno complicata di come l'ho esposta io. Si è svegliato perché serviva per far andare avanti la storia. Quanto sono triste. Era un sogno. Già, era un sogno. Ma sembrava così vero. Piccù? Piccù? Ma tu sei quello del sogno. Non puoi essere vero. Ripete sempre Piccù, quindi penso che si chiamerà Piccù, un po' come i Pokémon che ripetono il loro verso. Tranne i Pokémon Drago che urlano, fanno Groar, Groar. Vabbè, avete capito, no? Che carino, insomma. Ma che cos'è? Sinceramente non lo so, stavo facendo un sogno ed è spuntato all'improvviso. E se fosse una creatura spaziale pericolosa, da dove è entrata? Da un sogno. Cosa? Stavo sognando e al mio risveglio si è materializzata. Quindi intendi che è uscita da un tuo sogno? No, non può essere. Beh, questo è l'universo, tutto può succedere. Ha ragione. Io lo trovo così carino. Sì, ma che animale è? Un gatto? Un cane? Sembra una fata spaziale. Beh, potrebbe anche essere. Ripete sempre Piccù, quindi probabilmente il suo nome è Piccù. Ah, si chiama Pixie! Praticamente è una fata, sì, un Pixie. Pixie. Ah, ok, Pixie si unisce a... Cos'è? Una specie di membro della squadra ora diventa? Sembra che gli piaccia Temma. Eh? Come sarebbe? Gli piaccio io? Certo. Ah, era lì! Cosa era lì? Forse siamo qui. Venite al vagone ristorante? Va bene. Ma Hayaku, praticamente presto. Che sarà successo? Non lo so, ci resta solo da andare a vedere per scoprirlo. Beh. Andiamo un po' a vedere. Sicuramente è JP. Chi altri può essere a questo punto, no? Dai, tanto sappiamo che è JP. Peccato che il personaggio non possa correre più veloce di così. Magari gli mettevi un po' di stamina, era meglio. Ah, ma quindi abbiamo anche qui. Certo che abbiamo il punto di allenamento, è ovvio. Non poteva essere altrimenti. Eccolo! Guarda un po' chi c'è, si sta mangiando tutte quante le provviste. Quello non è un tuo amico Temma, si è nascosto in una scatola di mandarini. Ah, sta mangiando i mandarini quindi. Shinsuke? Praticamente JP. Nishizono Shinsuke. Arion. Ma si può sapere che ti è saltato in mente? Ok, vi ripresento nel caso vi siete dimenticati chi sia. Questo è JP, o meglio Jean-Pierre Lapin. Giochiamo insieme a calcio da molto tempo. Piacere di conoscervi.
Mi sembra di averlo già visto, non è per caso un membro della Raimon? Il portiere della Raimon? Sì, è proprio lui, infatti. Non è che... Aia! Ray Dark! Allenatore! La punizione sarà l'assideramento spaziale. Per favore, allenatore, metta Shisuke nella Earth Eleven. Farò qualsiasi cosa, per favore, prenda anche me. Ricoprirà il ruolo qualsiasi? Sì! E va bene. Puoi rimanere. Grazie mille. Ragazzi, vi ringrazio ancora. Allora, nella grafica non ho messo ancora nessuno, però comunque sia... O meglio, io ora non l'ho ancora modificata. Non so se per il video la modifico, comunque sia devo un attimino vedere. Ok, la grafica per questo video la vedete un pochino strana. Praticamente con i personaggi, sì, adesso gli metto anche Shinsuke, e vedete una barra blu probabilmente, non so di preciso, perché io veramente ancora non l'ho modificata la grafica, sto pensando a come la farò. Se vedete una barra blu grande, è solo per questo video, poi nel prossimo tornerà tutto quanto preciso. È andato tutto quanto bene. Oh, ha fame? Se hai fame ti preparo qualcosa io da mangiare, ma si è mangiato 10 mandarini. Ok, prima praticamente ci permette di fare colazione. Ah, siamo a colazione, quindi praticamente sì. Siamo arrivati la mattina nel pianeta della partita. Molto bene, molto bene. Ottimo. Ah, però Falco, non è che sei geloso Falco? Si sta irritando. Cosa? Sicuro che le vada bene così, in fondo non era qualificato per far parte della squadra. Era scontato. Non so cosa... Significa che l'ha provato, o meglio, significa che l'ha... ha visto in lui il potenziale per risvegliare la bestia, forse. Anche se abbiamo 12 persone, è una parte indispensabile nel team. Davvero? Ha anche la capacità di evocare una bestia? Non si sa. Forse Ray Dark non lo vede ancora, però forse vede il potenziale, ma non ancora appieno, perché magari non è ancora pronto Shinsuke, oppure non ce l'ha. Se lo chiamo Shinsuke è perché mi viene più veloce chiamarlo Shinsuke piuttosto che JP, visto che leggo il nome in giapponese. Ci siamo. Il Galaxy Note sta per entrare nel punto di curvatura. Pronti? Ok, adesso possiamo andare a Sandrias, Iria. L'area, praticamente, l'area di Sandrias. Ma siamo già partiti? Sì, siamo già partiti per forza. È ovvio, non possiamo ancora essere sulla Terra. O forse sì? Siamo solamente... Forse siamo a zonzo nello spazio e quando incontriamo un punto di curvatura... lo prendiamo e andiamo. Non lo so. È un pianeta sabbioso comunque sia. Ho tirato a indovinare che avrebbe detto quarto, ma era ovvio. Copyrightami questo, canale del cavolo spagnolo. Ce l'ho a morte con quello ora. Che si sbrigasse a togliere lo strike sul video. Lo faccio secco, maledetto. Siamo arrivati a destinazione. Sandrias, il pianeta sabbioso. Oi! Sembra che siete arrivati sani e salvi. Ha! Che battutona! Azrock! Questa è la prima sfida che affronterete per il Gran Celesta, Sandrias, sul pianeta Sandrias. Come suggerisce il nome del pianeta, è ricoperto di sabbia, infatti è definito un pianeta sabbioso. Informazioni superflue? Le persone di questo pianeta sono dotate di abilità atletiche al di fuori della norma. Mi sa che dovrò allenarmi un bel po' allora. Però posso anche tornare sulla Terra e fare le amichevoli che ancora non ho fatto. Credo che dopo questo episodio le andrò a fare. Voglio portarmi a un livello abbastanza alto.
Non serve che te lo ripeta, ma in gioco c'è il destino del tuo pianeta. Ricevuto. Possiamo andare ora? Alla vasta scoperta del pianeta? Andiamo allora. Perfetto, voglio esplorare un pochino questo pianeta, voglio vedere cosa ha da offrire. Sono molto curioso ora. Ci siamo tutti. Oh, la Arf 11. La Earf, non Arf. Arf non significa niente. Arf è il suono che fa il cane quando abbaia. Arf, arf. Tu chi sei? Lui è il coordinatore, Shigatsu Goram. Va bene. Ci informa che la prima battaglia per il Gran Celesta si terrà domani alle ore 13. Quindi fino a quel tempo possiamo fare quello che vogliamo, suppongo, no? Direi che esplorare è la cosa principale da fare in un RPG. Dai, su, andiamo. Oh, a quanto pare sono molto evoluti, o meglio, sono evoluti fino al nostro livello, forse. Se non di più. E anche qui hanno appunti sul calcio. Va bene. Non so perché ce l'abbiano. Sono vestiti, sembra alcuni che siano guardie vestiti bene, altri vestiti con stracci. Ecco, questi sono i tre membri della squadra più forti, probabilmente. Carab. Calab, forse. Invece di Caleb, Carab. Voglio un attimo prendere questo che non l'ho preso. Roba da bere. Sabacchia. G, non ho letto. Juice. Forse succo di qualcosa. Guarda che roba. Aspetta, di là si va avanti. Voglio un attimo proprio godermela appieno. Non ho niente da dirmi. Scarpe per correre più veloce o per aumentare la potenza di tiro. Guarda qua che roba, ragazzi. Quello cos'è? È un sole? Cioè, ragazzi, dai, è una figata assurda. Bellissimo. Scrigno d'argento. Di qua si può entrare, no? Non è che parlando con tutti quanti serva qualcosa, forse. In questo gioco non lo so. Però abbiamo Sapento Fangu, ok, facile serpente. Mercato tipo? Come fanno a coltivare roba qui? Cioè, è un deserto. La frutta del deserto coltivano i cactus? Che cosa coltivano? Oh, attenzione! Shaura. Ah, lei forse è forse il capitano è quello al centro. È il capitano lui, sì. Che c'è? Cosa? Siamo venuti dalla fine della galassia? Sembra un criminale? No, perché dovrebbe essere un criminale? Sembra che non sarà un problema battere voi umani, voi terrestri? Sembrate così gracilini. Non dire a Buddy che è debole, perché sennò ti prende proprio. Ti distrugge. Ah, vuole affrontarci in una sfida a calcio? Perfetto! Noi siamo pronti, quando volete voi, io sono sempre pronto. Dai, su, non facciamo troppi discorsi, dai, combattiamo e zitti. Prendiamo in mano il pennino. Forza, combattiamo! Sakka Batoru! E allora, Sakka Yarose! Ixomina! Andiamo un po'. Ah, ma posso andare con lo spirito guerriero, ma li distruggo. Se vado con lo spirito guerriero li faccio secchi. Ha preso la palla alla velocità del fulmine. Sì, probabilmente è molto forte. Ma cosa? Ancora dobbiamo ancora imparare le basi? Ma che mi stai dicendo? Zidane? Questo è Zidane? Questo è il mondiale del 2006, siamo tornati? Cioè, voi potete dare le testate? O era una tecnica che comunque sia non... non ha fatto vedere, non ha fatto apparire il nome. Oh, l'ha ripreso. Antawa, tu sei? Capisco il tuo desiderio di proteggere la nostra stella. Ma non è di certo così che si combatte una partita, è ovvio, no? Comunque sia, ragazzi, avrò molto piacere nel distruggere questi qui durante la partita che si terrà nel prossimo video, probabilmente. Spero. Sarà un vero piacere distruggervi. Se loro sono poi giocatori.
Possiamo iniziare allora? Ok, perfetto. Dai, fatemi vedere che sapete fare. Tu parli troppo per i miei gusti, eh? Ovviamente è invincibile. Comunque sia, userò le tecniche. Magari si evolvono. Quindi nel caso le uso. Anche perché non consumo nulla. Quindi se si evolvono. Dai, tira. Tira. Ti aspetto. Ok. Praticamente una testata. Bello, bello i buchi. Mi piaci. Woohoo! Andiamo ragazzi. E ora prendi questo Death Drop. Poi ho G2. Bitch! Eh? Pensavi, diciamo facciamo il gol facile, non ci facciamo neanche segnare. Beccati questa. Puh, schifoso. Non ho nulla contro i sandariani, non so come si chiamano, quei sandriani. Ma contro questi qui in particolare ce l'ho. Gli altri non mi hanno fatto niente. Ma questi invece sono cattivi. Avete perso? Andate via, noi siamo la Earth 11. E Piku? Se provate a ribellarvi, vi fa neri. Quello è forte, la fatina, eh. Scusa, era una persona maleducata. Me ne ero un po' accorto. Ah, quindi lui è il capitano della squadra di Sandria. Il capitano della squadra. Noi siamo alla Earth 11. Io sono il capitano della Earth 11. Voglio vincere a tutti i costi, però in maniera pulita. Praticamente Casero è il suo nome. Lo stesso vale per me. Bene. Anche se te ne vai a spasso tra i pianeti, ci sarà sempre qualcuno che penserà che la Terra non è un pianeta. Cioè, vi prenderà male? Non lo so, una cosa del genere. Stai abbastanza attento. Ah, forse aveva qualcosa a che fare col sogno. Ah, gli ha detto delle cascate di sabbia. Quindi ci sono. Sì, gli sta anche dicendo dove sono. Norimoro. Norimoro? Norimori? Vabbè, comunque sia possiamo andarci anche dopo, per conto nostro. Ho fatto un sogno in cui ricevevo una pietra misteriosa da una ragazza, in una grotta. Già, è un po' strano, sì, lo so. E c'era anche questa fatina, e poi a quanto pare si è materializzata nella vita vera. Forse non è solo un sogno, penso che ci sia davvero qualcosa alle cascate di sabbia. Tuttavia nulla, ci andiamo e zitti perché sono il capitano, quindi comando io. Io ti credo, Temma. Beh, guarda, non è difficile, abbiamo viaggiato... Riccardo, abbiamo viaggiato nel tempo. Non troppo tempo fa. Ti pare che adesso non può esistere una fatina su un pianeta? Stiamo addirittura nello spazio, ti pare che non possa essere così? E dai. Mamma mia, quanto è diffidente. Però ci vuole un mezzo per arrivare lì. Insomma, il pianeta è grande. Mi sembra che abbia detto quello. Perché è impostata malissimo la frase. I giapponesi parlano all'incontrario, parlano. Non ce la faccio. Ragazzi, stavo pensando, siccome ho già visto appunto le foto di Falco trasformato, diciamo, non è che si trasforma in questa partita? Proverò a proteggere la Earth 11. La porta della Earth 11, ok. Tu vuoi la mia posizione in squadra? Provaci se ci riesci. Ah, una sfida quella che stai chiedendo, Ibuki. Oh, possiamo andare in diverse direzioni a quanto pare. Ma cosa ci buttiamo? Ah, dobbiamo buttarci per andare alle cascate? Non ho ben chiara la faccenda. Ok, questo qua recluta. Ma che giocatori ci sono qui ancora? Nulla. Tu, bambino, qualcosa, qualunque cosa tu sia. Però abbiamo già lo shop. Qualcosina mi compro, dai.
Dopo con calma me lo vedo e mi faccio rifornimento di oggetti. Anche perché stavo pensando di tornare sulla Terra per allenarmi ancora un pochino, visto che comunque sia... Non ci fa male, non ci fa assolutamente male. Anzi, può solo farci bene. Ok, penso che portino allo stesso posto queste due... discese qua, chiamiamole discese, non so come chiamarle. Ok, quella è sotto, ascendendo... Ok, forse ho capito. Questo cos'è? Il gacha! Oh mio Dio, ma non ho le monete! O forse ancora non è in servizio. Non è ancora in servizio probabilmente. Ah, non posso andare sulla Terra ora. E va bene, Cuggio, allora direi che comunque sia possiamo anche concludere qui il video. Intanto faccio un attimino un po' di esplorino tattico per capire bene quello che sta succedendo. E poi ci ribecchiamo ovviamente fra 2 giorni. Per questo video è tutto, Cuggi. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!